Bene, questa è la spiegazione del gioco del fazzoletto attraverso la canna. È basato su un reel che lo dovrai annodare su un fazzoletto. Eccolo qua. Alla punta del fazzoletto si annoda il reel. Vediamo che cosa fa il reel. Lo rifà tornare indietro. Tieni il reel nella mano sinistra, ti porti dietro la canna, con la mano destra prendi questa parte del foulard, ok? Prendi questa parte e fai questo movimento con la mano in maniera tale che copri completamente il filo. Quindi passi il filo qui dietro la canna. Ora lo vediamo, qua qui c'è il filo, va bene? E arriviamo a questo punto. Chiaramente coprirà completamente il nostro fazzoletto il filo che gli passerà dietro e basterà fare un movimento che noi vediamo il filo che va attraverso. È inevitabile il rumore delle rille e quindi cosa facciamo? Diamo entusiasmo al nostro gioco. Quindi teniamo il fazzoletto con la mano sinistra come se stessimo tenendo il fazzoletto qua, ma in realtà dietro teniamo anche il rille. Ci portiamo dietro, la mano prende qua, si porta avanti che copre. In realtà qui con la mano riandiamo a prendere subito dopo, ok? Andiamo dietro così e con entusiasmo il foulard passa attraverso la canna. Quindi riandiamo qua, ok, guarda, così, eh. Quando arriviamo qua, questa la mano copre, quando arriviamo qua prendiamo, ci portiamo così dietro. La mano sinistra tira, in realtà il filo fa tutto il giro, vedi? Con il fazzoletto qui è la giusta posizione per coprire il tutto del trucco, vediamo quello che succede. Succede questo, mentre noi copriamo così, e poi con entusiasmo il foulard passa attraverso, facciamo un movimento e lasciamo sì che succeda. È tutto quello che deve fare il reel. Quindi lo rifaccio un'ultima volta, prendo qua, vado qua, prendo, vado così, tengo in posizione, tiro, quindi completamente nascosto dal foulard. Vado così a tendere e a questo punto io, guarda a rallenti cosa succede, giro, verrà atterrato dal reel, il foulard farà questo giro e andrà qua. Tutto stava in questa posizione, tutto con energia in maniera tale che passi attraverso. Quindi questa è la spiegazione del gioco del fazzoletto che passa attraverso la canna.